Sta per cominciare la domenica organizzata dall'associazione Noi per Roma, una giornata in cui i volontari muniti di scopa e rastrello andranno in giro per il centro cercando di ripulirlo dalla sporcizia. Andiamo a vedere come. Come procedono i lavori? Bene, devo dire che la cosa più antipatica che stiamo trovando sono le cicche, ovviamente delle sigarette, che effettivamente è la cosa più difficile da mandar via e da pulire. Ci siamo resi conto quanto l'inquinamento delle sigarette, che sembra, no, una sciocchezza, veramente renda la nostra città veramente sporca. Tutti noi abbiamo bisogno e abbiamo il diritto di vivere in una città sicura e pulita, ma dobbiamo contribuire per questo, e quindi diciamo questo è il primo appuntamento per educare tutti quanti noi al decoro. La pioggia non è riuscita a fermare la simbolica missione dell'associazione Noi per Roma. La prima domenica di volontariato civile, anche grazie al supporto dell'AMA e alla complicità dei partecipanti, si è perfettamente inserita nel contesto della giornata della cortesia promossa da Roma Capitale. Oggi la giornata della cortesia e Noi per Roma aderisce in questo modo, giusto? Sì, allora l'associazione Noi per Roma, la neonata associazione, ha aderito alla giornata della cortesia e quindi a noi spetta di pulire l'ambito del municipio 1, quest'area circostante Torre Largo Argentina e i suoi dintorni. Abbiamo fatto 6 squadre in modo tale che possano andare proprio nei vicoli anche più stretti a pulire, specie dopo il sabato sera, che naturalmente la città risente della movida. Questa è un'associazione che però che non si occupa soltanto di decoro urbano e quindi diciamo di pulizia, ma anche di tutela del patrimonio artistico e soprattutto di solidarietà e sussidiarietà. Quindi per noi questo è il primo evento nell'ambito della giornata della cortesia, ma ne faremo molti altri, anzi in realtà vorremmo fare una domenica di volontariato civile al mese, se non di più, scegliendo ogni volta una zona diversa dal centro alla periferia di Roma, non è esclusa neanche la provincia, e organizzare anche, oltre interventi di pulizia, anche altre iniziative appunto di solidarietà, ma anche accetteremo attraverso il nostro sito, che già è online, le segnalazioni dei cittadini. La prossima campagna sarà Segnala un rottame, e che poi noi attraverso un protocollo con il corpo dei vigili urbani provvederemo a far rimuovere se ci sono evidentemente le condizioni, ma anche una cena di solidarietà prima di Natale e subito un'altra dopo gennaio per condizioni di svantaggio che stiamo adesso individuando qui nella città di Roma e in periferia, quindi dal centro alle periferie. Insomma, un'associazione di cittadini spontanea che in realtà ama la città come la propria casa ed è per questo che la vuole pulita e se ne occupa. Ci sono tanti comitati che sorgono spontaneamente, avevano bisogno di un punto di raccordo, ecco perché la Fondazione Insieme per Roma si propone come punto di raccordo di questi comitati, una vera e propria rete. Dobbiamo farlo in maniera tale da avere un segnale forte e chiaro che tutto questo è importante, che i cittadini non fanno questo, non sono degli isolati, ma sono delle vere e proprie avanguardie in una città che cambia volto. Una giornata importante, abbiamo visto tanta gente, tanti volontari che hanno voluto partecipare a questa giornata della cortesia, siamo veramente soddisfatti perché sta cambiando la mentalità nella nostra città, quindi una giornata sicuramente da replicare. No,